strada sola, lungo la via del pensiero, del coraggio, della paura, della forza, della sofferenza, della speranza, per cercare la via che mi porterà là, sempre più lontano, senza più cercare da sola la lunga via che porterà all'infinito. Quindi non occorre vagare, perché solo nell'infinito troveremo la nostra lunga via. Oh, quanta autarchia nell'odierno inferno dell'insonorità. Oh, armonie, dolci tonalità, metafore comportamentali di un'integra umanità. Il fuoco dell'anima, la voce che urla, che grida, che canta, ma il fuoco non può essere sempre lo stesso. Ognuno di noi ha il suo fuoco predominante e i suoi piccoli fuochi, che non devono essere considerati meno importanti, affinché il fuoco della propria anima si arricchisce di tutto quel calore che solo il fuoco riesce ad emanare. Perì l'oligarchia, ma non la presunzione di avere un tempo senza Dio, privo di organizzazione. I normaloidi, per esempio, che vanno urbanizzando un senso di adeguatezza che, recinto nel mammismo, produce i concetti di moderna astenia che rafforza la dittatura del relativismo. Essere consapevoli, ossia coscienti di ciò che abbiamo dentro, sia esso bene e male. Bisogna accettare tutto, senza rinnegare niente, al fine di schiacciare ciò che non vogliamo rimanga in noi nella piena libertà, quindi nella consapevolezza che Dio ha dato a ciascuno di noi, basta solo accettarsi per capirsi e cogliersi. C'è una follia che non ha termine, ed io la chiamo traiettoria dell'inettitudine, lungo la quale sfreccia il crimine della spirale sistemica, della deglutizione culturale ad opera di sterminati vuoti mentali direttamente proporzionali agli ormai rari tentativi di opposizione spirituale, sospinti in ghetti che, si spera, esplodano. O Eterno, salario e salute gridano ed implorano libertà. Thank you.
questa mia isola sento parole che tacere non posso. È come un regalo l'incanto di tale piacere in versi che il cuore mi detta a te, mio complementare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
L'amore è il mistero della vita che ti stravolge, ti cambia, ti mette in relazione con qualcosa che sta dentro di te, che hai bisogno di interpretare, manifestare con la gestualità del tuo corpo, che si coinvolge realmente con l'anima quando ti abbandoni con il cuore libero, per accettare quella voce che ti parla, che ti indica la strada della verità, lo Spirito Santo, che concretizza quella relazione che ti ha salvato la vita attraverso la croce.